giornata di cacca. Ve lo dico a bassa voce così almeno nessuno si scandalizza. Oppure leggete il labiale. Ok, perfetto. Oddio, solo io potevo prendere il carrello con la convergenza assorta. Porca miseria. Buongiorno fiorellini, buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, io guardate i secchi dietro, eh? Belli, eh? Solo a casa mia. Comunque, volevo dire, io mi metto sempre così perché ho la finestra davanti, almeno mi illumina un pochino. Sono già truccata, in realtà sono le 9:40 e sono uscita di casa alle 8:40 precisamente, che avevo degli impegni. Ma questi impegni, come sempre, poi alla fine uno non arriva mai al dunque, quindi sono uscita quasi inutilmente di casa. Quindi adesso devo riuscire di nuovo perché ho altri giri da fare, poi oggi pomeriggio dovrò riuscire un'altra volta e io non ce la faccio più, voglio tornare al lavoro perché da quando che sto a casa in continuo di muovermi, non fermarmi mai, cioè non c'ha senso sta cosa, no? Non c'ha senso. Comunque, benvenuti o bentornati sul mio bellissimo canale e benvenuti o bentornati in un altro vlog. E volevo farvi vedere che cosa faccio oggi. Allora, prima di tutto, giornata di cacca. Ve lo dico a bassa voce così almeno nessuno si scandalizza. Oppure leggete il labiale. Ok, perfetto. Sono andata alle poste. Perché mi è arrivata la cassa integrazione di novembre e dicembre. Alleluia, alleluia, bemus papa. E il discorso è che alle poste, non ho capito perché mi è arrivata sulle poste, la volta precedente mi era arrivata sul mio conto corrente della banca, invece ieri mi sono connessa sul server, sul sito dell'INPS, perché i miei colleghi mi scrivevano che a loro era arrivata e quindi di andare a controllare perché loro ce l'avevano già sul conto, io perché io non ce l'ho, perché io sono Calimero, sono piccolo e nero, perché io non ce l'ho. Quindi sono andata sul sito dell'INPS e c'era scritto che i miei soldi erano presso le Poste Italiane S.p.A. Così, gli annava. Ho chiamato il mio ufficio chiedendo spiegazioni, ho fatto sai magari vi siete dimenticati di comunicare il mio IBAN e invece loro hanno fatto tutta la comunicazione perfetta all'INPS. Quindi teoricamente io adesso dovrei chiamare l'INPS, chiedere perché, però non me fa. Sono andata ieri alle poste chiedendo insomma di questi soldi e non risultavano, quindi già ieri ansia, a manetta, nervosismo, perché facevo cioè... Se l'INPS mi ha detto che ce l'avete voi, perché voi dite che non ce l'avete? Dove stanno i soldi miei? Scapoccio, faccio un macello e brucio tutto l'ufficio. Mi ha detto ritorna domani, cioè oggi, quindi stamattina sono uscita, sono andata giù. Si è connesso sempre il solito signorino poi, ha aperto la schermata, mi ha girato lo schermo e fa, vedi signorina ci sono i suoi soldi. E io, ah bene, dammeli, sono mia, dammi i soldi, sono mia, dammeli. Fa, no, sono disponibili dal 5 di marzo, quindi deve tornare venerdì. Per riceverli, cioè i soldi stanno là, loro li vedono, però se non è il 5 di marzo non me li danno. Va bene, ho detto sono torno il 5 di marzo, fammo che mi date questi soldi, se no ve brucio casa. Chiaro? Mi sembra che il discorso fila, fa la piega. Sono onesta, sono sincera, più di così, non so che dire. Quindi questa è il mio inizio giornata di... E proseguirei la mia giornata andando a fare un pochino di spesa all'Eurospin perché domenica ho un'amica a pranzo che viene qui e gli ho promesso le mie famose fettuccinelle anche a lei e quindi devo andare a comprare la farina, le uova ce l'ho perché me le ha date nonna, quindi delle gallinelle di nonna. Buone. Devo comprare insomma i funghi e altre cosette varie che servono anche a me, quindi ho detto vabbè facciamo questo vloggino dove vi faccio vedere anche un pochino di spesina e basta. Cani, ciao cane 1, dov'è cane 2? Cane 2, ecco cane 2, ciao canetti, ciao trillipilli. Ciao Trillina, che senti?
Sono andata, le ripeto, questa mattina sono uscita e c'erano due Labrador che sono di un vicino di casa, sono bellissimi, quindi si sono un pochino strusciati addosso per prendersi le coccole e lei sente l'odore. Madonna, Madonna, Madonna. Comunque ragazzi, ho rimesso i jeans dopo parecchio tempo e devo dire che sono veramente scomodi, mi ero dimenticata quanto fossero odiosi i jeans. Ormai ho fatto un periodo immenso di leggings, tute, pigiama, rimettersi i jeans è tragica, tragica, tragica. Sto andando da Eurospin perché mi rimane più vicino. Quindi ci metto un attimino proprio, vado, faccio spesa, torno e poi teoricamente dovrei ancora portare i cani a fare il vaccino, quindi se riesco oggi li porto a fare il vaccino e basta, ci vediamo dopo. Eccoci! Eurospin! Sono arrivata, lì dietro c'è l'Oasi, però è troppo caro quindi non ci vado. Vado dal mio caro Eurospin. Sono a casa, ce l'ho fatta, sono tornata. Cioè, ho parcheggiato praticamente, tipo di a 1 chilometro da casa e mi sono fatta tutta il pezzo di strada a piedi, quindi con le buste. E sono distrutta, ho le braccia che mi fanno malissimo, ho i cani che piangono, che volete? Che c'è? Possibile, sono mancata nemmeno mezz'ora. Ogni volta che vado via e torno sembra chissà da quanti secoli che non mi vedono. Basta, pupi, sto parlando, basta. Poi li levati dalle buste. Comunque, ho deciso di non farvi vedere quello che ho comprato all'Eurospin perché alla fine c'era un sacco di roba, ma proprio un sacco di roba e ho fatto 80 euro di spesa. Quindi ho deciso di farvi un video a parte, però comunque adesso vi metterò le clip di quello che ho girato dentro da Eurospin. Comunque mi sentite farneticare perché ho fatto il video a Emiliano e quindi io in realtà parlo, ma parlo con Emiliano in questo video, però voi mi sentite come se io stessi parlando con voi, ma in realtà no. E quindi niente, vi faccio sicuramente vedere queste clip perché ci sono un sacco di cose super curiose e tra l'altro sono tornate anche le uova, quelle da allevamento a terra all'aperto, quindi provenienti insomma da galline, scusate, allevate a terra e all'aperto, biologiche anche mi sembra, quindi delle uova eccezionali che erano sparite per un periodo di tempo, adesso sono ricomparse magicamente, quindi andate da Eurospin perché veramente ci sono un sacco di cose curiose, credo che sia tipo la settimana quella alpina, non so come definirla, svizzera, austriaca, non lo so. E quindi vi lascio le clip così potete dare una sbirciatina al volo proprio. Oddio, solo io potevo prendere il carrello con la convergenza storta. Porca miseria. Qual era questo che volevi? Guarda, c'è pure la torta Linzer. Fammi sapere quale volevi. Ci sono anche le crepe, se vuoi, i pancake, 6 pezzi, sono un sacco di novità, fammi sapere. Sto preparando il pranzetto. Allora, qui dietro sto scongelando il tiramisù che aveva fatto mia cognata, così Emiliano dopo pranzo si mangia il tiramisù e io lo guarderò e basta. Poi sto facendo i rigatoni, no, le mezze maniche, mezzi rigatoni che cavolo so, della molisana al pesto per Emi, mentre io mi farò la mia pasta integrale con un sughetto fatto con datterino giallo e il filetto di salmone. Qui ho già messo a cuocere l'aglio e di qua per contorno
sto preparando la zucca da fare al forno. Questa, vedete, è una zucca congelata, fresca, che io ho tagliato a fette e ho congelato. Adesso la lascio leggermente scongelare, ma poco poco, e poi la metto nel forno. Ecco qui il pranzetto. C'è anche Amy. Ciao, Trillipilli. Si è tolto gli occhiali, non si vuole far vedere con gli occhiali. No, perché mi dava fastidio la luce con gli occhiali. Comunque a lui, vabbè, qui stiamo vedendo i cosi di Jagger. Pesto e zucca e rigato, mezze maniche. Ok, invece io ho sughetto con salmone, zucchine e pomodoro pachino giallo e zucca. E buon appetito! Yeah. Eccomi qua, sono per strada che sto portando i cani dalla veterinaria, con la speranza che stavolta la veterinaria ci sia, visto che l'altra volta non c'era, o meglio, ha detto che chiude alle 4 anziché alle 5, quindi io ero andata alle 4 e mezza, non ce l'ho trovata. Vediamo un attimino adesso se c'è. Le canette sono con me, così almeno ci facciamo anche una passeggiatina. E con la scusa dopo non le porto perché hanno già fatto. Questa è tutta la strada che dobbiamo fare fino ad arrivare laggiù in fondo. Allora niente, buco all'acqua, ritorniamo a casa un'altra volta, perché avevo capito che lei fino a mezzogiorno stava, poi chiudeva e sarebbe ritornata intorno alle 2 per poi andare via alle 4. Invece no, chiude a mezzogiorno e torna direttamente alle 4 a un altro studio. Quindi ennesimo buco nell'acqua. Non è destino che devo vaccinare sti cani. Buco nell'acqua, niente veterinario. Minuto di silenzio. Ok. Mi concentro su altro, farò le fettuccine, o meglio, preparo intanto l'impasto delle fettuccine, perché sono già le 3 e verso le 4 devo andare a trovare mia cugina. Quindi intanto mi anticipo l'impasto. E poi più tardi lo vado a stendere. Comunque vi lascio qui, se volete, proprio la video ricetta precisa dove faccio anche il condimento eccetera delle fettuccine ai funghi. Comunque adesso vado a ripetere la base, quindi l'impasto, anche in questo video. Allora, gli ingredienti sono molto semplici, ovvero farina, 4 uova, perché preparerò l'impasto per 4 persone, quindi un uovo a testa e per ogni uovo 100 g di farina. Questa è una farina biologica 00. Poi abbiamo un pochino d'olio, all'incirca un cucchiaio abbondante d'olio, e una presa di sale. Quindi dobbiamo fare la fontanella, spostiamo le uova. Facciamo la fontana. E rompiamo le uova. Queste sono le uova delle galline di mia nonna, quindi sono fresche fresche. Mettiamo subito la presa di sale e l'olio. Voilà. Stiamo ottenendo un bel panetto, quindi adesso lo devo continuare a lavorare con le mani finché non risulta un po' più liscio, perché adesso è un pochino troppo ruvido. Mi raccomando, quando lavorate l'impasto dovete fare forza con il palmo della mano, dobbiamo usare la forza. Ecco qui il nostro bel panetto. Adesso la nostra pallina d'impasto la mettiamo nella ciotola, ci mettiamo un pochino di farina sotto e sopra, la lasciamo riposare perché
se non la facciamo riposare non riusciamo a stenderla dopo, quindi deve riposare obbligatoriamente. A few moments later. Eccomi, fiorellini. Allora, sono stata a trovare mia cugina. Sono stata più o meno un'oretta perché poi gli ho detto: guarda, devo andare via, che voglio portare i cani dal veterinario. Cioè, io oggi proprio insisto e persisto. E quindi ho deciso di andare al paese dove sta la dottoressa di pomeriggio, dove ha l'altro studio. Così le vaccino e è finita la storia dei vaccini. Eccole qui le mie trillipatini. Trillipilli. Polly, possibile che piangi sempre? Eh? Sì, siamo arrivati dal veterinario, sì. Sei contenta che adesso ti farà la puntura? Dai, andiamo su, forza. Ci siamo. Guarda qua. Eh sì. Non è bassotto, è a Chihuahua, però è paurosa. Sì, Sempre con la zampetta. sempre pronta, sempre. Dove sei? Eccoti. Siamo dal veterinario. Dove sei, Polly? Qui c'è Pupi. Polly, non ti nascondi sotto la sedia. No, ti sei intrecciata. Perché? Dai. No, Polly, ti sei intrecciata, fermati. Senti il micetto dentro? Che ha fatto il micetto? C'ha la bua. È inutile, tanto non esci. Pruffi! Porello. C'ha la bua. Fiorellini, siete pronti a vedere il mostro? Uno, due, tre! Ciao! Sono tutta struccata perché mi sono fatta la doccia. Ovviamente siamo tornati a casa dalla veterinaria. Vaccino fatto! E adesso, cioè più tardi, gli darò anche la pasticca per la sverminazione, perché comunque la mia veterinaria glielo dà una volta ogni 6 mesi a tutti e due, anche se non sono più cucciole. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche il vostro veterinario fa così, la mia fa così. E quindi abbiamo vaccinato, arrivederci all'anno prossimo per l'altro vaccino. 80 bombe, ma vabbè, va bene così, insomma, non è che dici mo de sto periodo i soldi cascano dal cielo, quindi qual è il problema? 80 euro così. Volevo farvi vedere la pasta all'uovo. Se vedete i buchi, gliel'ho fatti io. Eccola qui, guardate quanto è bella, diventata super sofficiosa. È normale che non torna su, perché vuol dire che adesso si può stendere facilmente e non ritorna indietro, perché tante volte quando la stendete e è troppo elastica, si allarga e si stringe, si allarga e si stringe, e vi fate un mazzo quadrato per riuscire a stenderla. Invece così si stenderà, insomma, facilmente. Però la vado a lavorare dopo perché sono le 7 di sera e devo preparare la cena. Ecco qui le mie bambine vaccinate. Fatti il vaccino. Poi abbiamo incontrato tanti bassotti. Madonna, era pieno di bassotti. Ce n'era anche una incinta che doveva partorire. Quanto era bella! Arlecchino nero. C'aveva una panzona enorme. Bellissima, manca pochi giorni e partorisce. Stava dalla veterinaria per fare l'ecografia. Era bellissima. Infatti, mi sono fatta dare il numero della signora. Ho detto: non si sa mai. Volevo il terzo bassotto. Chiamiamo la signora. Terzo bassotto? Terzo bassotto? Vi piace il bassotto? Io ora mi metto a preparare la cena, vado proprio di fretta, quindi non vi inquadrerò niente, casomai ci vediamo dopo quando stendo la pasta e poi ci salutiamo. Much, much, much later.
Ecco qua fiorellini, le mie fettuccine finite. Adesso le lascio tutta la sera così un po' ad asciugare. Domani le vado poi a mettere nel congelatore perché se le metto adesso si incollano tra di loro perché sono troppo morbide. Detto ciò, io mi vado a dormire. Sono le 22 e un quarto. Lì sul divano c'è Emiliano, non so se lo intravedete, che sta con il computer, le AirPods, che si sta vedendo le persone che fanno le live su Twitch mentre che giocano ai videogiochi, non lo so, cose da maschi. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi lascio le solite premesse qui nello schermo, è importante così mi aiutate a crescere nel canale e ovviamente anche a sostenermi. Ci vediamo in un prossimo video vlog, video spesa, insomma, in un prossimo video. Vi mando un mega 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 maggiore e buonanotte. Ciao ciao!